Non invidiare il successo che altri ottengono grazie a lei. Non appropriarti di quella degli altri senza autorizzazione. Non ricorrere a lei per rubare l'uomo della tua migliore amica. Non abusare di lei per irretire attempati e facoltosi signori deboli di cuore. Ecco il verbo secondo GHD. When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall. In the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who is as sweet as a dove. For the first time, I can see I need love. There I was, joking at my games. So many hearts and I'm saying no names. A thought occurred, tears made my eyes burn. I said to myself, look what you've done to her. I can feel it inside, I can't explain how it feels. All I know is that I'll never dish another raw deal. Playing make-believe, pretending that I'm true. Holding in my laugh as I say I love you. Say no more, I whisper in your ear. I say I love you, I will always be here. And though I often reminisce, I can't believe.
quanto basta per farmi dire sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno al fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio e se cercavo di essere seria per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente e ripensavo ai primi tempi quando ero innocente, a quando avevo nei capelli la luce rossa dei coralli, quando ambiziosa come nessuna mi specchiavo nella luna e l'obbligavo a dirmi sempre sei bellissima, sei bellissima. Accecato d'amore stava a guardare. Buonasera, buonasera, benvenuti, puntata finale, nuovo modo di iniziare questa trasmissione. Naturalmente non potevamo scegliere una canzone diversa da questa, un inno alla bellezza non solo delle donne in questo caso, ma anche dell'uomo che ha preso parte a questo migliorarsi. Grazie alla nostra Mafalda De Nicola che ci ha deliziato con la sua voce e noi a questo punto ci siamo. Iniziamo la grande finale, l'ultima sera di questo percorso per migliorarsi. E allora iniziamo come al solito presentando i tecnici che per 6 puntate sono stati dietro e hanno seguito i nostri ragazzi. Ed allora iniziamo dalla prima, la nostra dottoressa. Buonasera. Facciamo l'applauso, la dottoressa Di Carlo, e poi il nostro personal trainer, Donato. Buonasera. Lei, la donna delle acque, la nostra Francesca. Per fortuna rimessasi in tempo per l'ultima puntata, Marinella. Ideatore, sagace commentatore, il nostro Carlo, non che lookmaker, diciamolo. E poi, ancora in parlando di novità, di inizio diverso, noi vogliamo tributare un applauso, un saluto a delle persone speciali. Noi oggi celebriamo la puntata finale di questo percorso, ma allora a proposito di finale c'è da fare un applauso a 4 ragazze dell'Associazione Sportiva Ginnastica Ritmica Luceria. Ed allora io ho veramente il piacere di presentarvele perché hanno partecipato alla finale nazionale ad Ancona pochi giorni fa e poi invece anche, poi le conosceremo una dopo l'altra, anche al campionato di specialità juniores ad Urbino. Ed allora iniziamo a conoscerle l'una dopo l'altra. La prima è Connie Notar Stefano. Ci vuoi deliziare? Adesso va l'applauso. Andiamo veloci perché insieme a Connie ai campionati ad Ancona c'era Francesca Parisi. Grazie. Il terzetto si chiude con Giulia Notarsanto. Brava. E poi la più grandicella del gruppo, in scena chiamiamo Valeria Roberti. Brava. Oh. Naturalmente questa era solo una piccola esibizione, cioè giusto delle figure per far capire quello che voi siete in grado di fare e il motivo per cui siete riuscite ad arrivare sino alla finale nelle vostre rispettive categorie. Io chiedo ancora una volta un grande, grande applauso alle nostre 4 finaliste. App-
applauso però che dobbiamo girare anche a chi è stata dietro alla preparazione di queste nostre tre ragazze. Ed allora andiamo sul nostro parterre che ospita Maria Antonietta Desio. E poi Tedeschi Annalisa. E per concludere Ferrucci Marilena. Loro sono le istruttrici che vi hanno preso per mano e vi hanno portato fino a, appunto alla finale che avete disputato. Il commento lo affidiamo alla più grande, va bene? Facciamo parlare un attimo Valeria, le giriamo il microfono a Valeria, fate un passamano. Una domanda a bruciapelo, molto velocemente. Siete soddisfatte di quello che avete fatto, di dove siete arrivate? Sì. Tanto? Sì, tantissimo. Vi fareste un applauso? Un applauso a voi stesse? Sì. E allora fate voi quattro un applauso a voi stesse. Noi siamo contenti e lieti di avervi qui e soprattutto contenti di quello che avete fatto portando un po' in giro il nome della nostra città. Grazie ancora tanto, tanto, tanto all'Associazione Sportiva Ginnastica Ritmica Luceria. Oh, applausi. Applausi scroscianti, queste le novità iniziali, però adesso rientriamo in quello che è lo standard, quella che è la nostra abitudine. Ed allora, vediamo un po', parliamo prima con le clip e poi con i diretti interessati, vediamo un po' l'ultima settimana come si è conclusa. Ed allora lanciamo senz'altro la prima clip e poi ritorniamo in studio per parlare un po' insieme alla nostra dottoressa. Prima clip. Vieni Daniela, che bella silhouette, come siamo belle. Allora, adesso prendiamo le ultime misurazioni, così poi stasera in trasmissione diamo tutti i numeri. Va bene? Prego, vieni sulla bilancia. Complimenti allora Daniela, i numeri parlano chiaro. Grazie. Siamo riusciti nel nostro intento. Ci vediamo stasera, va bene? Vieni Martina, che bella silhouette anche tu, eh? Adesso prendiamo le ultime misurazioni, così stasera poi in trasmissione le commentiamo. Martina, allora sono proprio contenta. La silhouette. Sì, infatti. Anche perché ti troverai bene per il mare, eh? Sì, farai un sacco di conquiste. Devo dire che abbiamo proprio centrato l'obiettivo, va bene? Ci vediamo stasera allora in trasmissione. Ok, va bene. Ciao Francesco. Grazie, dottoressa. Siamo proprio in forma. Vuoi venire sulla bilancia? Sicuramente grazie anche alla tua buona volontà sì. E alla tua partecipazione. Ci vediamo stasera, va bene? Sì, ci vediamo. Sì. Ciao. Che cantante, non fa per niente. Peccato che mettevo la penna a posto, piccola variazione in scaletta. Allora, ci trasferiamo direttamente dall'altra parte e chiediamo un po' alla nostra dottoressa dati finali. Ho visto nella clip molta, molta, molta soddisfazione. Insomma, sono stati lodati per la loro silhouette, le ragazze, Francesco. Sei soddisfatta del loro percorso? Sì, sì, sono soddisfatta, anche se le ragazze hanno, nel tempo, hanno iniziato a ridurre anche loro il peso. Francesco invece è stato un dato più esorbitante della sua calata di peso. Comunque adesso vi posso dire anche con precisazione tutti i cambiamenti che ci sono stati. E questi sono i dati finali. Prima sì, i dati finali che abbiamo preso proprio nel pomeriggio. E, allora, Francesco è partito che pesava 90 kg e oggi pesa 81,9. La paura faceva 90, invece adesso un peso forma, cioè pesa meno di me, mi sa che adesso tocca a me venire da lei. Infatti. Andiamo avanti con gli altri dati. Sì, la circonferenza vita è da 100 a 88. Si è ristretto.
Ah. Si è ristretta la tartaruga. Sì, sì, di molto. Circonferenza fianchi 105, siamo arrivati a 98.5. Con un rapporto vita fianchi che da 0,95 è arrivato a 0,89, naturalmente. Che è un dato difficile, ma noi ci fidiamo. Sì. È una cosa buona. Sì. Ancora dati su Francesco? Sì, ancora dati su Francesco. La circonferenza braccio da 34 e siamo arrivati a 30,5. Poi un altro dato importante è la circonferenza coscia, che evidenzia proprio che lui ha lavorato sia in piscina che in palestra, da 72 a 64. La circonferenza media coscia, così adesso ve li dico tutti insieme, la circonferenza media coscia da 64 a 59 e la circonferenza polpaccio da 42 a 40,5. Smaniano per applaudire, sono finiti i dati? Sì, sono finiti. Ok. Sono finiti. Questi sono i dati di Francesco, anzi io pregherei, teniamo un applauso ultimo, altrimenti facciamo il programma solo per, con gli applausi scandendo i dati. Passiamo a Daniela o Martina? Martina. Passiamo a Martina. Allora, Martina è partita da 80,1 kg. Poi nella seconda tra la prima e la seconda settimana ha avuto un rialzo del peso. Magordi, forse festeggiamenti. Perché è spaventata. O si sentiva affaticata probabilmente dall'attività fisica e quindi ha mangiato qualcosina in più, per arrivare oggi a 77,5, quindi con una differenza di 2,6 kg. Considerando che lei era aumentata di quasi 2 kg nella settimana che ha avuto quell'incremento, quindi diciamo che abbiamo raggiunto buoni risultati. Come anche la circonferenza vita, infatti lei ha lavorato molto, soprattutto in palestra da Donato, dove da 90 siamo riusciti ad ottenere 88,5 e la circonferenza fianca ancora di più, da 108 a 101. Questo molto importante. Sia le braccia che le gambe anche sono ridotte le circonferenze. Infatti la circonferenza braccio da 30,5 a 28,5, la circonferenza coscia da 69,5 a 67 e soprattutto la circonferenza medio coscia da 64,5 a 56. Dobbiamo dire che si è abbastanza impegnata. Allora se lo merita. Si merita l'applauso festoso. Passiamo a Daniela. Allora, Daniela è partita da 71,4 kg. E a oggi è arrivata a 69,4. Anche lei ha avuto qualche aumento nella seconda e terza settimana, dopo è scesa e quindi siamo riusciti ad arrivare a 69,4. Per quanto riguarda lei, la circonferenza vita è rimasta sempre uguale, da 87 a 87, circonferenza fianchi pure. Dobbiamo dire che invece sono ridotte le circonferenze sia del braccio che delle gambe, e quindi si vede che lei ha lavorato, non era neanche abituata a lavorare probabilmente in palestra o in piscina. Però tra i tre c'è da dire che Francesco è quello che in realtà ha avuto una riduzione di peso maggiore, probabilmente in relazione sia ad una consapevolezza maggiore della sua volontà di ridurre il peso. E poi perché Francesco ha 25 anni, le ragazze hanno 19 anni, quindi diciamo che c'è una maturità diversa nell'affrontare anche il problema. E quindi questo Vabbè, è tutto. Ci manca però l'applauso. Nonostante questo momento di complimenti, comunque la tiratina di orecchie per Daniela e Martina comunque c'è stata. Però al di là dei freddi numeri, poi insomma noi le vedremo, perché adesso vedete tre sedie assolutamente vuote qui accanto a me, ma noi le vedremo. E effettivamente al di là di quella che sono i numeri, che non danno tanto, non lasciano capire quanto sono migliorate, noi poi le vedremo tra un po' entrare e vi assicuro che sono molto 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 soddisfatte di se stesse. A questo punto andiamo avanti, vediamo ancora un'altra clip, ancora un altro dei nostri tecnici, entriamo nella palestra Motus e vediamo un po' come si è concluso il percorso anche in palestra. Vediamoci la clip. E
Allora ragazzi, come ultima seduta per quanto riguarda il programma di allenamento, faremo spinning, un'attività che ci permette sempre di raggiungere quello che è l'obiettivo che ci siamo prefissati, quindi rientrare in quelli che sono i target del peso e delle misure. Mi raccomando, impegno come avete fatto fino ad oggi. Alterneremo in questa seduta delle fasi con una frequenza bassa, delle fasi dove la frequenza arriverà a quelli che sono i limiti di soglia, e sicuramente in trasmissione domani non vi riconosceranno. Pronti? Si fa! Ma ragazzi, si suda, eh? Dai, non molliamo, ce la faremo. Vai. He said captain, I said what? Faticoso al massimo, però è bellissimo e sicuramente continueremo. E abbiamo sudato un bordello oggi, non è vero? Ci ho ucciso, però è bello. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi e proseguiremo dopo il programma sicuramente, perché non è una fatica inutile, l'abbiamo fatto, quindi proseguiremo e andremo avanti nel nostro miglioramento. Martina, tu? Allora, che dire, ormai è stato detto tutto, l'unica cosa, cioè una delle tante cose che praticamente ci dispiacerà è lasciare questa palestra, perché ci abbiamo passato tanto di quel tempo, anche se quella si sta uccidendo ancora adesso, vabbè, non fa niente. Posso dire che dopo un mese e mezzo ho iniziato ad amare Francesco, dopo tanti diverbi e tante liti, io sto dichiarando il mio amore per lui. Verissimo. Ormai abbiamo finito un po', ce ne dispiace abbandonare i nostri istruttori. Ci mancherà un po' stare insieme in palestra e in piscina, anche perché la frequenteremo ma in orari sicuramente diversi, anche perché loro l'anno prossimo andranno chi all'università e chi al lavoro. Ci mancherà tutta la troupe di Teleradio R, la quale abbiamo voluto abbastanza bene. Ci mancherà il nostro cameraman, che merita sicuramente un applauso per la pazienza che ci ha avuto. Per il resto ci siamo divertiti, è stata una bellissima esperienza. Poi alla fine. Poi alla fine non abbiamo chissà quanto da dire. I risultati si vedranno domani sera, che saremo il fior fiore di un mese e mezzo di sacrifici. Arrivederci! Commozione da ultimo giorno di scuola, saluti, tristezza, baci, ci mancherà l'istruttore, hai fatto breccia nel cuore dei nostri ragazzi. Ma loro come sono stati? Beh, loro sono stati bravissimi, soprattutto, vabbè, su Francesco non ho mai avuto dubbi, perché è stato sempre spinto da una forte motivazione. Sono contento anche per le ragazze, perché poi alla fine, tolte quelle due settimane dove hanno avuto un periodo di crisi, hanno reagito alla grande anche loro. Quindi si sono impegnate veramente in fondo per dimostrare che effettivamente non esiste il sesso debole, come si suol dire. Quindi un applauso soprattutto alle ragazze. Vabbè, la tua vittoria comunque è stata sentir dire a loro: comunque torneremo, non lasciamo la palestra solo perché è finito il programma a migliorarsi. Quindi questa è la grande vittoria, hanno capito che c'è un modo giusto e corretto di vivere, che soprattutto fa bene a se stessi. Andiamo avanti, perché veramente tantissime cose da vedere. Prossima clip, ci trasferiamo in piscina alla Naki Sport e vediamo anche lì come si sono chiusi. Lacrime? Ancora lì? Vediamo. Muscolare.
Si corre, questa è l'ultima settimana, l'ultima strisciatina finale. Allora, ormai siamo all'ultima puntata e siamo abituati a tutto questo sforzo, quindi per noi adesso è un divertimento, non è più una fatica. Allora ragazzi, questa è l'ultima puntata. Sì, un'esperienza molto positiva. Per alcuni di noi, per altri... Per tutti noi è stata un'esperienza positiva. Inoltre volevo dire che ci mancheranno le telecamere che ci sono venute pazientemente a riprendere ogni volta che siamo venuti in piscina. E soprattutto torniamo e andiamo subito dalla nostra Francesca. Ti hanno fatto talmente innervosire che ti è uscito uno sfogo. Che è successo? Io ho lavorato più di... No, sono stati bravi, le immagini parlano chiaro, hanno lavorato bene fino alla fine e continueranno così, perché ormai il loro stile di vita è un nuovo stile di vita, uno stile basato sul mangiar bene e soprattutto sul movimento. Quindi io non posso che complimentarmi a nome di tutta la Nike Sport, che ormai conosce questi ragazzi e li ha considerati come uno stimolo per tutta la gente. Quindi speriamo siano un buon esempio e speriamo di riavere di nuovo nella nostra struttura un'esperienza bella come questa. Ci sarà senz'altro. Grazie ragazzi. Soprattutto il premio alla professionalità vostra sarà vedere tanta gente che sulla scia dei nostri ragazzi si affiderà a voi per stare e vivere un po' meglio. Andiamo avanti, mamma e figlio uniti, vi vediamo insieme in clip. Allora lancio subito la nostra clip di Marinella e Carlo, vediamocela insieme e poi commentiamo con loro un po' di cose e poi c'è da parlare dei chakra. Vediamo la clip. Siamo arrivati addirittura di arrivo. Ce l'abbiamo fatta, i nostri ragazzi sono migliorati, li vedo in splendida forma, questa sera vedremo la prova ultima e quella più importante, dove per la prima volta li vedremo non più con la maglietta rossa e con la tuta, ma bensì con abiti e un look quale quello anche del make-up che non abbiamo mai visto, nuovo, diverso e indicato per il loro volto e per il loro abbigliamento che avranno. Per questo io non ho nient'altro da dire, quello che devo è operare e iniziare proprio a vedere con mano ciò che dobbiamo realizzare su di voi. Anche Marinella realizzerà il make up.